Amici di Fanner, appassionati di calcio a 5 giovanile, benvenuti al Pala De Angelis, quarta giornata della categoria Under 21. Si affrontano il TD Santa Marinella contro la Virtus Anguillara. Santa Marinella con 7 punti in classifica, 2 vittorie, un pareggio. Per quel che riguarda invece la Virtus Anguillara, 2 vittorie ed una sconfitta, 6 i punti in classifica. Le squadre, il Santa Marinella di mister Taldini che si schiera con Aruano, Zannella, Bihari, Bacheca, D'Amato, Gaiano, Guilherme Ghessi, Kazuma, Valcef, Romano, Gargano e Mancin. Per quel che riguarda invece il tecnico Farina della Virtus Anguillara, a disposizione Napoli, Aquili, Biaggetti, Carnevale, Verrengia, Alessio, Frati, Mullai, Croce e Zampi. Primo possesso palla per il TD Santa Marinella in maglia rossa, che attacca da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, risponde da sinistra verso destra in maglia blu la Virtus Anguillara. Il Santa Marinella che prova una palla a scavare interessante per Kazuma, spalla alla porta, il numero 8 prova a girarsi sul secondo palo, non arriva il compagno. Dunque atteggiamento subito offensivo da parte della squadra di Antonio Taldini, che rimane in pressione alta addirittura sulla tre quarti degli avversari. L'Anguillara che prova ad impostare con il numero 11 Zampi, anche lui in pallone a scavare, buono per Aquili davanti al portiere. Aquili il destro, due volte ci mette le mani il portiere del TD Santa Marinella. Si fa vedere allora la Virtus Anguillara, sembra una partita da subito scoppiettante. È cresciuta tantissimo la squadra ospite rispetto alla passata stagione per la categoria Under 21. Lo ha fatto altrettanto il TD Santa Marinella, che conta qualche elemento straniero che può fare la differenza. Ora il tentativo di sinistro, la risposta da parte di Maponi. Rimessa laterale, possesso per la Virtus Anguillara. Aquili apre a sinistra. Taldini invita i suoi ad andare in pressione ed è la mossa corretta. Perde infatti il pallone la Virtus Anguillara sulla pressione avversaria. Bihari, palla a scavare fuori per Daniele Romano, il controllo col sinistro, l'appoggio per Bihari che libera anche lui il mancino. Altra rimessa laterale, ma la palla in movimento, errore abbastanza ingenuo del numero 3, classe 96. Rimessa laterale quindi per il team di Farina, che prova a non perdere la pazienza sull'opposizione alta da parte del Santa Marinella. Deve però buttare via la sfera il centrale con la maglia numero 2 Aquili, e quindi Romano a scambiare con Bihari. Tocco di mano abbastanza evidente, fallo seppur involontario, che è considerato nel conteggio delle infrazioni. Romano, Bihari va via col mancino, ha il suo piede, lo esplode, ci mette le mani con molto istinto il portiere della squadra ospite. Continua ad attaccare il Santa Marinella con Akine Kazuma, chiuso, rimessa laterale. Romano, Bihari mette dentro il pallone, dominio del TD Santa Marinella fino a questo momento. Guilherme Ghessi viene chiuso, lo stesso numero 7 va a giocarla corta per Romano. Bihari, ancora il numero 3 Ghessi, palla interessante. Gargano,
Guadagna qualche metro ora la Virtus Anguillara. Gargano. Zannella, palla in profondità, ci mette il corpo Ghessi, la fa scorrere fuori, potrà rigiocarla. Il portiere del TD. Quindi bel pallone in profondità, è scoperta la difesa ospite con Bicari che tarda per un istante nel servire Akine Kazuma che arrivava in profondità. Ora il tentativo di Romano, quindi il destro interessante da parte di Guilherme Ghessi che colpisce male e mette fuori tempo il portiere che comunque osserva sfilare il pallone fuori dallo specchio della propria porta. Maponi gioca a lungo, controllo e palleggio del giocatore ospite, poi Akine Kazuma fa sulla sfera nello stretto il numero 8, prova ad andare via, ci riesce, ottiene l'angolo e così chiama lo schema. Daniele Romano. Ghessi. Di nuovo lo scambio. Era giusta l'esecuzione. L'1-2 col blocco di Kazuma a liberare l'eventuale sinistro di Ghessi. Sfera però troppo forte di ritorno per il numero 7 che ora può però rigiocarla assieme a Bicari. Di gran fisico il numero 3, mette in mezzo, si mangia il gol da quasi dentro la porta di Guilherme Ghessi. Romano. Ghessi. Ancora Guilherme col destro e poi col sinistro. Kazuma. Romano si allunga un po' la sfera, riesce comunque a controllarla, a dare un interessantissimo pallone in cambio campo ad Akine Kazuma che tocca troppo corto, ripartenza con Frati. Frati deve fare tutto da solo, non è servito per nulla dai compagni dal punto di vista dell'accompagno dell'azione offensiva. E allora il Santa Marinella con Bicari, l'apertura a destra, Guilherme Ghessi cerca una conclusione velleitaria. Frati. Fallo di Bicari sull'out laterale, un po' forse inutile per quel che riguarda la posizione di campo. 1-1 il conteggio delle infrazioni da parte di entrambe le squadre al minuto numero 7. Siamo sempre sullo 0-0 in questo primo tempo di TD Santa Marinella Virtus Anguillara. Verrengia gioca corto per il destro da parte di Zampi, fuori misura, e ora è lo stesso Anguillara che prova a rispondere con una pressione offensiva addirittura sulla tre quarti del proprio fronte d'attacco, ma Bicari esce palla al piede, potrebbe fare il cambio gioco giusto per Kazuma, dall'altra parte riconquista il pallone l'Anguillara che fa in 2-1, Bicari ritorna e la controripartenza nuovamente della di Santa Marinella. Poi Romano deve giocare un pallone complicato per il proprio estremo difensore che ci arriva con il passo lungo e deve metterla fuori. Sguardo in mezzo, poi destro da fuori, abbastanza potente da parte di Mullai. Kazuma
lo stesso trend iniziale della partita da parte della pressione offensiva. Adesso si sta vedendo a parti invertite, con l'Anguillara che guadagna anche campo, un po' scollata adesso la squadra di Taldini. Verringia si ferma, prova il destro senza troppe idee il numero 5. Guilherme Ghessi non può giocare il pallone, il portiere della Santa Marinella, e allora con pazienza Romano, lancio lungo, Akine Kazuma, gran controllo, destro! Bella risposta di Maponi che nega il gol al giapponese. Frati, con personalità, prova ad avanzare, non si fa ingannare Daniele Romano, la rimessa è per la Virtus Anguillara, proprio di fronte alla panchina di Farina, il lancio lungo direttamente sull'out laterale, allora Bihari, Romano col destro. Mullai chiude, deve giocare palla corta il TD Guilherme Ghessi, sfida nell'uno contro uno l'avversario che è Frati, se la porta sul mancino, mette in mezzo, dall'altra parte c'è Kazuma che raccoglie, prova un contro assist il numero 8, quindi Daniele Romano, sempre Bihari, sempre col fisico superiore, riesce a giocarla in area di rigore. Maponi con sicurezza, non affonda però la Virtus Anguillara. Mullai, uno contro uno, se ne va, prova il sinistro. Romano, Bihari, raccoglie da pivot, si gira, potrebbe esplodere il sinistro, serve Akine Kazuma che ricomincia da dietro per Daniele Romano, va lui col destro, ribattuto dalle gambe di Mullai. Romano raccoglie sulla pressione, serve il riferimento avanzato che era Akine Kazuma che arriva con un po' di ritardo, quindi Frati la mette sul destro, il destro stesso del numero 7. Lancio lungo. Molto in difficoltà la Virtus Anguillara in queste situazioni, se sembra ordinata a difesa schierata, nelle situazioni in cui il TD Santa Marinella prova la palla a scavare, spesso la squadra di Farina non riesce ad arrivare mai sul pallone. Akine Kazuma nell'uno contro uno può metterla in mezzo, lo fa, raccoglie Maponi che cerca riferimento in avanti mentre passano i secondi, rischia, anzi arrivano i 4 secondi da parte dell'estremo difensore. Non protesta neanche la panchina ospite, errore molto ingenuo del numero 1 che per non buttare via il pallone incorre nella infrazione, calcio di punizione di seconda. Romano e Ghessi sul pallone, Romano l'appoggio per Ghessi, va col destro, centra sul petto un avversario, c'è calcio d'angolo. Ghessi, Romano la mette sul destro, la colpisce male. Perfetta esecuzione da parte, dal punto di vista dello schema, non dal punto di vista della balistica. Croce. Mullai.
Maponi, Fratti, perde il pallone, non si aspettava questo errore Guilherme Ghessi, che decide di ricominciare da Romano. Achine, Romano, Guilherme, di nuovo Romano, cerca un pallone complicato al centro, esce palla al piede, quindi Frati la mette sul mancino, si ferma, supera con una finta l'avversario, c'è un compagno in mezzo, non lo serve. Molto bravo il numero 7, e allora Kine Kazuma si accende da questa parte, potrebbe rientrare, si ferma. Gli viene toccato il pallone, lo stesso numero 8, va da Romano, l'apertura a destra, la puntata da parte di Biari, cambio nella TD, esce Guilherme Ghessi, entra il numero 6, Luca Gagliano, Mullai, servito a spalle alla porta, un errore molto grave del portiere Maponi. Gagliano a scavare, colpo al volo da parte di Romano, risposta in angolo da parte di Maponi. Kazuma, Romano, di nuovo Achine Kazuma, l'apertura per il numero 10 che è il piede caldo, lo abbiamo visto, si trascina però col destro il pallone fuori e c'è il time out chiamato dall'Anguillara. Si riprende dalla rimessa laterale per la Virtus Anguillara, il lancio lungo direttamente tra le braccia dell'estremo difensore del Santa Marinella, Gagliano, cerca la palla per Bicari, Zampi, Frati, sfida nell'uno contro uno nuovamente l'avversario, questa volta lo attende Achine, Croce, tocco corto, Croce cerca il riferimento del pivot che però è coperto, allora si ricomincia da Mullai, adesso Frati si gira fronte alla porta, la mette sul destro, Romano a scavare per Achine, traversa piena del numero 8. E ora il conto per le occasioni a favore della TD Santa Marinella, si fa importante, il risultato è comunque di 0-0. Palla in movimento, inversione di rimessa. Giocata rapida, anche qui c'è palla in movimento. Frati non arriva sul pallone. Gagliano, Romano riprova col sinistro, Gagliano, Romano, Biari, anzi scusate, Giorgio Gargano, subentrato proprio al numero 3, Achine chiede 1-2, palla di ritorno sbagliata di Gagliano, fallo
poi del numero 6, seconda infrazione commessa dal TD Santa Marinella. Siamo al minuto numero 20. Buon lavoro da pivot di Croce, che può scambiare con il numero 2 Aquili, che prova il sinistro. Romano, bella palla in banda per Gargano, che però di fisico deve cedere al numero 2 Aquili. Frati, pressione portata bene dal TD Santa Marinella, che riconquista il pallone. Un altro fallo, entrata da dietro scomposta da parte di Gargano, terzo fallo. Aquili, Biagetti, cambio gioco tentato dal numero 9 Croce, poi Gargano e Valcef non si intendono, quindi Romano, un po' di spazio il numero 10, prova a diventare con una palla in diagonale che riconquista la difesa della Virtus Anguillara. Frati sbaglia il passaggio comodo per Aquili, che comunque applaudi il compagno. Romano, Valcev, Romano, l'unico del quartetto di movimento che ancora non è uscito per la squadra di Taldini. Ora rischia tantissimo la Virtus Anguillara, che con molto coraggio prova sempre a giocare il pallone. Lancio lungo, Valcev, Romano, sale, palla al piede, quindi il movimento di Gargano, che perde il pallone. Frati prova ad avanzare il numero 7, chiede lo scambio, rimedia una buona rimessa laterale che gioca lo stesso numero 7, corta per Aquili. Frati, il numero, che tecnica, c'è forse un fallo, è così. Calcio di punizione affidato a Croce, che appoggia per Aquili, colpisce davvero male. Anche qui giusta l'esecuzione con i movimenti, non dal punto di vista della tecnica, nell'esecuzione del tiro. Romano, tentativo di cambio gioco di Alexander Valcev, ma il numero 9, classe 98, sbaglia il passaggio. È proprio lui ora a rigiocare il pallone assieme all'ultimo Romano. Valcev, Romano perde uno dei pochi palloni della sua partita e potrebbe essere il pallone sanguinoso. Non ne approfitta il team di Farina. Lancio lungo a cambiare gioco di nuovo per Sofalcev, che prova il pallonetto.
cambi per la squadra ospite. Entra Carnevale che tocca il suo primo pallone. Avanza palla al piede, la perde, la riconquista Gagliano che cerca il sinistro. Complicato da quella posizione, non incrocia bene il numero 6, la può rigiocare Maponi. Buon lancio del portiere numero 1, il controllo spalle alla porta da parte di Verrengia, quindi la riconquista il TD Santa Marinella che si riporta in avanti e con un po' di fortuna riesce ad arrivare al tiro. Alla fine Maponi la fa sua. Gagliano ha cercato e trovato Guilherme Ghessi, il classe 96 rientra in campo. Di nuovo un'esecuzione decisamente complicata nella scelta per il TD Santa Marinella, 3 contro 2 con Verrengia che va col destro e chiama il primo intervento effettivo della partita il portiere del TD che mette in angolo. Lo stesso Andrea Verrengia va a giocarla fuori, quindi Carnevale dopo il rimpallo si ritrova la sfera tra i piedi. Biagetti, Verrengia, di nuovo Biagetti, Mulai prova a girarsi, vince il rimpallo e quasi segna l'1-0. Di nuovo Mulai, ha preso coraggio la Virtus Anguillara. Ora il gran numero di Verrengia che mette a sedere un avversario, poi non riesce a servire il proprio compagno. Altra infrazione, questa volta è stata calpestata la linea con il piede d'appoggio, quindi inversione di rimessa. E ora un'altra infrazione con il pallone che cammina mentre va in esecuzione Romano. Mulai. Numero del numero 8 ed è quinto fallo per il TD. Calcio di punizione, la battuta diretta verso la porta. Siamo al 30esimo, un minuto chiamato dal direttore di gara. Ghessi, Vicari, il numero 3, questa volta non va nell'uno contro uno. Quindi il numero tentato da D'Amato, Vicari, ci riprova col destro. Mulai con un po' di fortuna se la ritrova lì. Prova ad andare in uno contro uno fisico il numero 8 che avanza accompagnandosi con il corpo e allora Verrengia prova a cercare il numero Mulai, manca il colpo di testa dall'altra parte. La palla è sempre per l'Anguillara che si ripresenta in area, tentativo di ripartenza del TD Santa Marinella. È un 2 contro 2 con Romano che serve a destra l'unico compagno salito, fallo su Vicari, calcio di punizione. E time out chiamato da Taldini per l'esecuzione dello schema. Probabilmente si chiuderà con questa occasione
Il primo tempo, l'appoggio fuori per Gessi che va col destro e trova all'ultima opportunità del primo tempo il vantaggio del TD Santa Marinella, 1-0. Riprende il match, secondo tempo di TD Santa Marinella. Virtus Anguillara si riparte dall'1-0 maturato nella prima frazione a favore del Santa Marinella. Gol di Guilherme Gessi. Ora la squadra di Taldini prova a ricominciare a fare gioco come aveva fatto nei primi 10 minuti di fatto del primo tempo, con Gessi che si porta avanti il pallone e segna il gol del raddoppio. Guilherme Gessi, doppietta personale, 2-0. E questo gol sì che può far bene al TD Santa Marinella, che ora ha la partita nelle proprie mani, non deve commettere l'errore però del pensare di averla portata già a casa, perché l'Anguillara infatti esce bene difensivamente, ma spesso sbaglia gli appoggi per poter andare in porta. Gessi, D'Amato, sbaglia il pallone d'appoggio da pivot e allora Carnevale al momento giusto si impappina con la palla a tre piedi. Ripartenza di Vicari che prova a servire troppo rapidamente il proprio compagno. Zampi, Guilherme, bella palla in verticale per il compagno, fa buona guardia però Zampi, lo stesso numero 11, chiede il pallone di ritorno da parte di Mullai, lo riceve ora Verrengia, prova l'appoggio, Gessi riconquista, Romano la gioca nuovamente per Guilherme che manca nel completare il suo movimento. Verrengia, Mullai. Romano. Guilherme cerca il numero, mette in mezzo, deviazione. La palla non è uscita completamente. Carnevale, numero 4, prova ad avanzare. Guilherme, cambio gioco con Luc per Romano. D'Amato sbaglia il pallone verso Guilherme e allora rimessa dal fondo per la Virtus Anguillara. Anticipo secco da parte di Romano, si trova davanti al portiere e lo batte. Perfetta uscita difensiva di Romano che poi di fronte a Maponi è freddo e fa 3-0. Yes,
Carnevale. Altro anticipo questa volta di D'Amato che commette fallo. Aquili. Verreggia. Zampi. Cerca una palla lunga. Biagetti, anzi scusate, Bihari, Romano, Bihari, salta anche l'ultimo avversario. Zampi. Aquili. Verreggia. Ora raddoppiato, va in difficoltà il giocatore del TD, scusate, della Virtus Anguillara, Frati. Poi nel sul 1-2 fa buonissima guardia l'estremo difensore del team di Taldini che continua a condurre per 3-0. Bihari. Cerca il numero, intervento di Frati, Bihari, stavolta è fortunato. Maponi. Frati. Spalle la porta, in quella zona diventa molto pericoloso il pallone del numero 7. La butta saggiamente via. Zampi. Ghessi. Achine, il palo pieno addirittura dall'out di fondo del numero 8. Maponi ributta via il pallone. Adesso molto confuso il gioco tentato dalla Virtus Anguillara. Non mi stupirei arrivasse un time out da parte del tecnico Farina. Dall'altra parte il TD Santa Marina la sta leggendo il momento di difficoltà degli avversari e sta provando a chiudere la partita. Bacheca. Guilherme si accentra, vuole fare tutto da solo. Achini. Guilherme. Palla di ritorno di Bacheca. Guilherme. Achine. Entra in area Achine. Si guadagna l'angolo. Bihari, palla di ritorno, Maponi, come può in angolo. Lancio lungo, colpo di testa. Croce, Frati, Zampi, Zampi.
Jernej. Bihari. Cerca e trova Akine. Bacheca non può giocarla per il portiere. Di nuovo Akine. E ora anche con molta più sicurezza il TT Santa Marinella. Akine nell'uno contro uno, in fiducia il numero 8, si ferma, va da Bacheca. Guilherme, c'è spazio per Akine, riceve il numero 8, controlla male col destro. Se n'è andato un terzo del secondo tempo, 3-0. Risultato probabilmente in ghiaccio a favore dei padroni di casa. L'Anguillara sta provando a riordinare le idee. Frati. Fallo. Zampi. Frati, anticipato benissimo da Gaiano, che prova a mettere in mezzo. La palla è ancora giocabile, Zampi deve buttarla via. Bihari la gioca al centro per Akine, era in posizione di ultimo il numero 8. Bihari lo va a coprire, gioca un po' troppo però col pallone. Kazuma, Akine, Frati. Di nuovo il numero 7. Lancio lungo, spizzata di testa. E ulteriore calcio d'angolo. Frati. Scopertissimo Croce, non bene qui la difesa del TD, che comunque rimedia. Poi si riconquista il pallone il numero 9, forse con un fallo, palla in mezzo che poteva essere interessante. Biagetti arriva con un metro di ritardo. Frati la porta avanti. Bihari lo chiude. Poi il numero 7 si riconquista forse la rimessa laterale. È così. Lo stesso Frati va in direzione di Biagetti, chiusura due avversari. Bacheca, anzi Gaiano, avanza il numero 6, fa tutto da solo, uno sguardo in mezzo, il cambio gioco a memoria giusto verso Bihari, che era rimasto in difesa. Frati, palla lunga. Gaiano. Bacheca. Akine. Faceva scorrere fuori Bihari, non riesce a tenerla in campo Croce. E allora il numero 3. Prova Gaiano. Tiro però contrato che termina in calcio d'angolo. Ora probabilmente andrà Bihari al tiro, infatti viene liberato dal movimento. Va col sinistro! La spara fuori. Uscita pressing 2 chiamata da Maponi. È una palla in parallela sbagliata da parte del numero 1. Bacheca. Romano. Gaiano.
Zampi si avventa sul pallone, prova il tiro, ora ripartenza del TD Santa Marina alla condotta dal numero 6 Gagliano, che tarda nel servire Achine. Hanno diviso male però il campo i due giocatori in questo momento, nel possibile 2 contro 1. Bacheca, fallo su Romano. Gagliano, quindici sul cronometro, 3-0. Di nuovo il numero 6, è cresciuto molto nel corso della partita. Achine butta l'avversario, se ne va, c'è forse un fallo, è così. Romano fa scorrere. Achine. Di nuovo il numero 8, accelera e se ne va un avversario, c'è in mezzo un compagno, prende il palo pieno. Di nuovo Achine Kazuma, secondo legno, anzi terzo per lui. Croce, Frati, tiro rimpallato. Croce. Sfida da solo la difesa avversaria, vince un rimpallo, potrebbe servire un compagno, non lo fa, c'era Frati, poi un po' impreciso anche il portiere del TD, quindi Frati chiede lo scambio allo stesso numero 9 che è tutto mancino. Frati avanza, palla al piede. Zampi, Verrengia. Frati non prende campo, favorisce però col suo blocco Verrengia. Il numero 5 cerca un gioco di prestigio. Kazuma chiede a gran voce il pallone da quest'altra parte, Gagliano che sbaglia però l'appoggio. Ora le due squadre sembrano anche un po' stanche, siamo praticamente a fine ottobre, diciamo che il clima non è di questi tempi in altri anni, intanto ha provato una
percussione in solitaria. Frati, cambio portiere per il Santa Marinella, entra Mancin, esce Aruanno. Achine. Frati avanza, sfida nel 1 contro 1 l'avversario, l'intervento perfetto da parte di Romano, che poi fa sulla sfera, è uscita secondo l'arbitro. Non a mio parere, eravamo anche abbastanza vicini al fatto. Si riparte quindi con una rimessa laterale per la Virtus Anguillara. Carnevale. Gagliano. Romano. Gagliano prova col destro, respinto da Maponi, ripartenza della Virtus Anguillara condotta da Verrengia. A destra del compagno, ma che altro intervento difensivo da parte di Romano. Questo davvero è un giocatore. Classe 95, è in uscita dall'orbita dell'Under 21. Mullai. Verrengia. Mullai. Tentativo di destro di Zampi. Si distende Mancin. Gessi. Grande giocata di Gessi che manda in porta Gargano, che si fa ipnotizzare da Maponi. D'Amato poteva scaricare dietro verso Mancin. Viaggetti. Mullai. Viaggetti. Guilherme Gessi. Prova l'elastico, ma viene chiuso. Non senza fallo, anzi senza fallo secondo l'arbitro. Ripartenza di Mullai. Prova a servire centralmente Viaggetti. Anguillara che prova a trovare il gol della bandiera, che per l'impegno meriterebbe anche, ma il TD che affonda di nuovo con Gargano davanti al portiere. Gargano questa volta se la allunga troppo. Mullai. Gargano. Mullai. Mancin la gioca poi subito verso Gargano. Adesso può provare ad affondare la Virtus Anguillara, fallo di Romano. Verrengia, la finta, Mullai sul muro, poi se la mette sul destro Mullai. Mancin, chiamato al suo primo intervento, si fa trovare pronto.
lancio lungo a cercare Gargano. Gran giocata di Verrengia che aggira l'avversario, che si lo rimonta e prova a far ripartire i suoi. Romano. Guilherme. Sinistro di Gargano. Sta cercando il gol in tutti i modi, il numero 11. 4 al termine. Guilherme, la porta sul destro, lo esplode sul fondo. Verrengia, cerca una giocata complicata. Romano. Fallo in gioco pericoloso, anzi no, fallo, sì, fallo in gioco pericoloso, confermo, di D'Amato. Guessi. Romano. Guessi. Gargano chiede 1-2 a Romano. D'Amato. Gargano tocca. Resta in possesso il TD che vuole chiudere in avanti. Carnevale. Bihari. Gaiano. Gargano. Mullai. La porta sul destro, non è il piede preferito e allora invece di tirare prova a scaricare dentro l'area. Direttore di gara che si appresta a comunicare il recupero, che probabilmente non ci sarà visto che non ci sono state interruzioni e non ci sono stati time out, ma riconquista il pallone Bihari che prova con la punta. 4-0 del TD Santa Marinella, proprio allo scadere segna Bihari. E infatti termina qui il match, il TD Santa Marinella resta imbattuto, terza vittoria in campionato per la squadra di Taldini, rimane a 6 invece la Virtus Anguillara.